Buongiorno professor Piccolo. Buongiorno. Posso chiederle l'indirizzo di questa materia che parliamo oggi, l'insegnamento, Sì, ecco. sicuramente sì, siamo anche qui per questo, per far conoscere ai cittadini di Canosa e anche alle zone limitrofe quella che offre la nostra scuola, in particolar modo l'opzione tecnico-sportivo. L'opzione tecnico-sportivo ormai sono 2 anni che funziona e sta andando bene, anche perché si fanno parecchi moduli che sono, diciamo, delle attività extracurriculari che fanno parte sempre del modulo scolastico. Significa che chi fa il tecnico-sportivo farà 2 ore aggiuntive rispetto alla normalità, al curriculum normale di scienze motorie. E quindi però queste 2 ore da praticarle nella nostra palestra, che è questa qui, Palazzetto Mauro La Grasta, che poi avremo modo di fare un filmato e farlo conoscere a tutti i cittadini di Canosa. E chiaramente queste 2 ore aggiuntive fanno parte poi di quella che sarà la specializzazione poi di ciascun alunno. Siamo qui anche perché poi verranno i ragazzi del tecnico sportivo tra un quarto d'ora e dimostreremo quelle che sono le nostre attività, parleremo delle nostre attività, le facciamo vedere e quelle che non faremo vedere lo diremo praticamente lo diremo all'operatore. Ringrazio Savino Mazzarella e Canosa Web per questa opportunità che ci offre. Vogliamo parlare un po' di quello che offre la scuola come tecnico sportivo? Allora, ai ragazzi che frequentano il tecnico sportivo sarà data chiaramente una tuta in dotazione che poi sarà definitivamente loro per il primo e il secondo anno, tipo quella che indosso io. Poi loro faranno attività normale, i primi 2 anni saranno attività come se frequentassero una classe del tecnico, quindi della vecchia ragioneria o informatica o chimico-biologico, e quindi seguiranno il percorso uguale, il percorso curriculare i primi 2 anni, e però in più faranno, come abbiamo già detto, le 2 ore di pomeriggio di scienze motorie. Dopodiché, dal terzo anno in poi, tutte le altre materie avranno una curvatura sullo sport. Cioè praticamente diritto dello sport, storia dello sport, l'italiano che parlerà anche di quelle che sono state le opere principali degli autori che hanno parlato di sport. Quindi avremo una curvatura proprio decisamente verso lo sport. Terminato i 5 anni, i ragazzi che cosa potranno fare? Potranno accedere a tutte le università, qualsiasi università loro volessero iscriversi potrebbero farlo. E in più hanno l'opzione, chiaramente possono fare tranquillamente assistenza nelle palestre ai docenti di scienze motorie, scegliere come canale preferenziale lo studio proprio scienze motorie, quindi la laurea in scienze motorie, che fa parte, lo ripeto, di medicina e chirurgia, fa parte proprio della facoltà di medicina e chirurgia. Dopodiché potrebbero scegliere management dello sport, cioè tutto ciò, diritto dello sport, tutto ciò che comprende la vita dello sport, praticamente. Quindi è un'opzione che si dà a questi ragazzi che amano lo sport e che hanno scelto l'opzione sportiva. E in più noi facciamo i campionati studenteschi, infatti giovedì prossimo invito tutti quanti il 15 febbraio ai campi di Vito Paradiso perché c'è proprio il tecnico sportivo che ha vinto le fasi comunali dei giochi e distrettuali dei giochi della gioventù della Corsa Campestre, e abbiamo portato dopo 50 anni proprio l'Einaudi ha portato a Canosa i campionati studenteschi dopo 50 anni, si rifanno a Canosa sempre come prima gara è la Corsa Campestre nel campo cross Vito Paradiso sulla statale e a ridosso della statale, non proprio sulla statale. E quindi verrà tutta la BAT, quindi le fasi provinciali si svolgeranno lì e i nostri 4 atleti del tecnico sportivo saranno lì a gareggiare, a contendersela perché hanno vinto le fasi comunali. Quindi, oltre a tutte le altre fasi dei giochi della gioventù,
sto parlando della pallavolo, del calcio al 5, della pallacanestro, alle quali noi parteciperemo, all'atletica leggera su pista, alle quali noi parteciperemo e abbiamo già dato l'adesione. Loro faranno anche delle visite guidate, sempre con l'opportunità di fare attività sportiva a Policoro, nel centro sportivo di Policoro, nel circolo velico di Policoro, dove faranno un sacco di attività sul mare e sulla spiaggia e anche nelle campagne limitrofe, tipo equitazione, tipo mountain bike, e poi avranno la possibilità anche di andare a Campitello Matese, perché anche lì noi abbiamo un'opzione per poter portare i ragazzi a Campitello Matese. Quindi con il professor Corcella, perché abbiamo la fortuna di avere quest'anno altri due professori giovani di scienze motorie, uno è Pietro Corcella, l'altro è Vincenzo Abruzzese, che è anche un preparatore atletico, lui è preparatore atletico della Spinazzola, e invece Corcella, oltre a organizzare, un eccellente organizzatore, è uno degli organizzatori della Maratona di Roma, è anche un tecnico federale come me di atletica leggera. Quindi abbiamo possibilità poi con questi ragazzi di fare dei protocolli d'intesa con le altre palestre o con le altre associazioni sportive di Canosa, e quindi il pomeriggio, quelle 2 ore, famose 2 ore, le faranno con le ASD, cioè con le associazioni sportive dilettantistiche. Quest'anno abbiamo deciso di fare l'equitazione. L'anno scorso abbiamo fatto tante altre, quest'anno invece l'equitazione, la pallavolo, judo e karate, perché è piaciuto l'anno scorso tantissimo, e poi anche il padel, che è la disciplina che sta andando parecchio da 2 anni a questa parte. Quindi offriamo tantissime opportunità, poi ci soffermeremo su quelle che faremo noi con i ragazzi del tecnico sportivo, e lo vedrete nella nostra palestra, che è il palazzetto Mauro La Grasta. Poi abbiamo anche una palestra all'aperto, vogliamo parlare di questo, una palestra all'aperto che è nella nostra scuola, che è in via di ristrutturazione, però si prospettano grandi cambiamenti, perché abbiamo un campo di calcio a 5 già pronto, con la possibilità di mettere anche su un impianto di pallavolo già in funzione. Abbiamo anche il campo di pallacanestro, di tennis, che è in ristrutturazione, e si prospetta anche una pista attorno. Quindi adesso vediamo un percorso simultaneo di circuit training e di ostacoli. Gli ostacoli fanno parte dell'atletica leggera, con il finale nel canestro. Quindi il finale è palleggio e tiro a canestro. Poi dobbiamo anche dire alcune attività che qui non possiamo fare perché lo spazio manca, che sono il dodgeball, che è una specie di, cioè è un gioco che si faceva tanti anni fa, lo facevano i nostri padri, anche io l'ho fatto, che è la palla avvelenata portata nello sport, e si chiama dodgeball. E poi facciamo anche l'hitball, che è una specie di tennis fatto con 5 persone in un campo, 5 nell'altro, e la palla, invece di essere tirata con la racchetta, un pallone leggero, e col braccio rivestito di pelle. E poi facciamo anche il madball. Il madball è un incrocio fra il rugby, la pallavolo e la pallacanestro tutti insieme. Quindi sono nuove discipline sportive che abbiamo portato nel nostro istituto, sia col tecnico sportivo, però lo facciamo anche con le altre classi ad indirizzo chimico, ad indirizzo enogastronomico, tutti gli indirizzi del nostro istituto. Quindi poi avremo la possibilità anche nel prossimo anno di fare altri moduli, delle ore aggiuntive, che vanno dal nuoto, vanno, quindi ci sono tantissime opzioni che noi poi daremo ai ragazzi, loro poi sceglieranno. Quindi tantissime novità, un portafoglio, un ventaglio di attività enormi. Quindi ancora una volta iscrivetevi al tecnico sportivo. Abbiamo il professor Corcella, che è anche istruttore come me di scherma, quindi sta combattendo, sta facendo un assalto, perché il combattimento si chiama assalto nella scherma,
con Jacobone e poi vediamo Cannone all'altro lato. Simone Paciolla invece l'abbiamo visto adesso nella pallavolo con i ragazzi che stanno facendo un condizionamento organico per passare per giocare la pallavolo, l'abbiamo visto anche negli ostacoli. Quindi noi faremo anche l'atletica leggera su pista, dove oltre agli ostacoli faremo la corsa veloce, quindi i 100 metri, gli 80 metri, e poi oltre a tutte le altre corse faremo anche i concorsi, che sono il salto in alto, il salto in lungo, il lancio del peso, il disco. Veramente il giavellotto e il martello non è possibile farlo nei giochi sportivi studenteschi per l'incolumità dei ragazzi. Se vuoi ripetere. Allora, adesso abbiamo Jacobone Antonio, che l'anno scorso ha vinto la medaglia agli ostacoli, sta facendo adesso notare come affrontare gli ostacoli per la prima e la seconda gamba. Gli ostacoli sono 10 su un percorso di 100 metri all'altezza di 76 cm, quindi l'anno scorso abbiamo avuto due piazzamenti d'onore agli ostacoli, un secondo e un terzo posto, e un piazzamento d'onore al salto in alto e un secondo posto con gli altri ragazzi. Quindi ancora una volta vi invito a scrivere al tecnico sportivo. Ringrazio il nostro buon Sabino Mazzarella e Canosa Web. Quindi se i ragazzi hanno la passione per lo sport, o anche chi poi si affaccia per curiosità, noi siamo pronti per ospitarli qui nel nostro istituto, che è l'Einaudi di Canosa, in via Settembrini 160. Li aspettiamo, e abbiamo fatto un sacco di open day, però siamo convinti e sicuri che non tutti hanno avuto la possibilità di partecipare, quindi stiamo facendo questo video così loro possono rendersi conto delle possibilità che hanno iscrivendosi al tecnico sportivo. Quindi vi aspettiamo qui all'Einaudi, iscrivetevi al tecnico sportivo. Sapete benissimo che avete tre istruttori, spero a detta di tutti, in gamba, quindi vi aspettiamo. Grazie. Tre insegnanti di scienze motorie, noi che siamo anche istruttori. Grazie Sabino. Grazie a te, professore. Di questa bella giornata, dove abbiamo dato visione a tutti quanti di quello che è il tecnico sportivo, non possiamo non ricordare anche Maria Rosaria Dell'Aspo, che è stata diciamo la promotrice, colei che ha voluto dal primo anno che è nata proprio il tecnico sportivo, opzione tecnico sportivo, Maria Rosaria Dell'Aspo, che ha dato il via a tutta questa iniziativa. Anche oggi chiamando l'operatore Mazzarella o Canosa Web, ha dimostrato l'attaccamento verso diciamo il tecnico sportivo. Quindi ringraziamento a lei, un ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno, poi ci daranno una mano alle collaborazioni e a quelli che saranno gli sponsor, e anche a Tina Ventola, che è colei che si occupa della funzione dei ragazzi. Grazie.